Musica, danza, sport, educazione all'ambiente, un variegato calendario di iniziative gratuite per avvicinarsi al mare. È il programma di Un mare di opportunità, rassegna organizzata dal Comune di Napoli che è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Faremo questo concerto il 12 maggio sul Pontile. Io sarò accompagnato da Mille Lire, che è un rapper nolano, e dal mio DJ, DJ Antu. Un mare di opportunità è importante, una bella iniziativa, perché comunque il mare è una grande risorsa per noi del sud e per noi di Napoli, quindi ci tenevo a far parte di questa bella situazione. Per tutto il mese di maggio le iniziative punteranno a far conoscere la costa e le sue risorse. Si comincia venerdì 5 col kayak a Posillipo e sabato 6 con lo yoga sul pontile di Bagnoli, mentre domenica 7 sarà dedicata alla pulizia dei fondali nel porticciolo del Molosiglio. Sul fondale si trova un po' di tutto, dalla semplice plastica, come si parlava prima, alle biciclette, a transenne, di tutto, materiali ingombranti, gomme, batterie, di tutto, anche dei motori. Noi li raccogliamo, li portiamo a terra e poi gli addetti della SIA, in questo caso, li smaltiscono le cose. La questione nostra del mare, dei fondali è molto importante. Sappiamo cosa significa appunto avere delle raffinerie vicino a casa, sappiamo cosa significa svegliarsi con la puzza appunto delle raffinerie e un mare comunque inquinato. Ricordate i portici che è balneabile, poi San Giovanni che non è balneabile e poi abbiamo quello di Napoli, la restante parte di Napoli invece che è balneabile. Quindi si capisce appunto quanto è l'importanza appunto della pulizia di questo, la pulizia che ci deve essere. Adesso la facciamo a Molosiglio, però insomma un giorno speriamo proprio di portarla come una Santa Valente Luce. L'iniziativa Un mare di opportunità anticipa anche il mese del mare previsto per il prossimo ottobre. L'amministrazione dei Magistris ha istituito l'assessorato al mare proprio per questo, per potenziare le iniziative sul mare, sulla blue economy, per cui attraverso la rassegna Un mare di opportunità noi abbiamo offerto gratuitamente a tutta la città attività ricreative, attività ludiche, discipline sportive, ma anche concerti, danza, tutto gratis, da Bagnoli con il pontile, visto che non possiamo perché non c'è una balneazione, quindi lo svolgiamo il programma e la rassegna sul pontile, quindi tutti i venerdì al tramonto, musica e spettacolo gratuito, aperto alla città, e poi grazie alla collaborazione dei circoli, delle associazioni e delle federazioni abbiamo messo in campo una rassegna che veramente tocca tutta la costa fino a San Giovanni.